Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa». Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Chi ama padre o madre, figlio o figlia, più di me non è degno di me. Gesù non intende di certo sottovalutare l'amore per i genitori e i figli, ma sa che i legami di parentela, se sono messi al primo posto, possono deviare dal vero bene. Lo vediamo, alcune corruzioni nei governi vengono proprio perché l'amore alla parentela è più grande dell'amore alla patria, e mettono in carica i parenti, quando invece l'amore verso i genitori e i figli è animato e purificato dall'amore del Signore, allora diventa pienamente fecondo e produce frutti di bene nella famiglia stessa e molto al di là di essa. In questo senso Gesù dice questa frase. Anche ricordiamo come Gesù rimprovera i dottori della legge che fanno mancare il necessario ai genitori con la pretesa di darlo all'altare, di darlo alla Chiesa. Rimprovera. Il vero amore a Gesù richiede un vero amore ai genitori, ai figli. Ma se da primo cerchiamo l'interesse familiare, questo porta sempre su una strada sbagliata.